Che pazienza che ci vuole. Che pazienza. Non so se mi seguite sul canale Telegram, dove vi tengo informati con due tipi di fonti: le agenzie, che sono, diciamo, quelle più facili da leggere, infatti spesso sono capite anche da chi opera nel mondo dei media, dell'informazione, e invece anche i testi tecnici, i dossier o i testi di legge, normalmente quando vengono pubblicati non mi piace far lavorare nessuno a vuoto su delle bozze, neanche voi. E se lo fate, magari oggi avrete visto che il metodo, diciamo così, centrodestra sta abbastanza funzionando, nel senso che se prima di decidere di dividerci fra destra e sinistra, decidiamo di avere due battaglie preliminari da combattere, d'accordo? Una di queste sono due battaglie di liberazione, d'accordo? Una di queste è la battaglia per liberarsi dall'antipolitica. L'antipolitica se ne torna nel suo regno, nel regno del nulla, esattamente come poi ha sempre fatto e quindi farà anche questa volta. Oggi su Parler, su social, quello che gli operatori, diciamo, informativi chiamano il Twitter sovranista, il Twitter nazista, insomma, spiegavo che il movimento dell'uomo qualunque, che non tutti voi forse ricorderete perché nacque, se non ricordo male, nel 44. Il movimento dell'uomo qualunque, da cui deriva la parola qualunquismo, è stato uno dei primi esempi di antipolitica. Pensate che, e questo non lo sapevo neanche io, ma sono andato a guardare, insomma, aveva ben 30 rappresentanti all'Assemblea Costituente. Per fortuna, in quel contesto, dove c'era anche qualche mente, diciamo, eletta, l'antipolitica non riuscì a fare troppi danni e, insomma, la Costituzione venne fuori abbastanza bene, altrimenti non ci sarebbe tutto questo interesse, diciamo, a scardinarla. Ma adesso voi vi ricordate chi era l'ispiratore, il leader di questo movimento che all'epoca ebbe un notevole successo? Credo di no. Appunto, diciamo, siamo 7-8 miliardi adesso, questo momento, di uomini sulla Terra, è abbastanza facile prevedere che non tutti saremo ricordati, forse né io né voi, ma qualcuno sarà dimenticato di più, ecco, diciamo, dimenticato di più e dimenticato più in fretta. E quindi, se allora la battaglia preliminare è Eh,
quella contro l'antipolitica. Poi c'è un'altra battaglia ovviamente preliminare, che è quella per riappropriarsi di un minimo di autodeterminazione, no? Perché se noi finissimo più commissariati di quello che siamo dall'Unione Europea, insomma, più finiamo commissariati, meno margini di decisione abbiamo e meno bisogno abbiamo della politica per decidere insieme che cosa fare, no? Se non puoi fare niente, non hai bisogno della politica. Ecco, queste due battaglie preliminari vanno combattute. Direi che la prima, forse, come sempre, è quella contro, diciamo, il nemico interno, ma anche il nemico dal punto di vista proprio filosofico, antropologico. Noi siamo per la politica perché vogliamo partecipare, perché vogliamo essere rappresentati, perché vogliamo processi di decisione trasparenti, vogliamo dei voti, vogliamo dei verbali, vogliamo dei resoconti, vogliamo delle sedute nelle sedi formali, non i tavoli, le cabine di regia e queste cose un po' che vanno di moda oggi. Vogliamo tutta sta roba qua. Gli altri vogliono il click gestito non si sa da chi. E allora, tornando al tema del metodo, mi sembra abbastanza evidente che aver mantenuto coesione questa settimana paga, perché mantenendo la coesione si crea un enorme problema agli anti. Eh sì, perché adesso loro hanno il problema uguale e contrario a quello che avevamo noi la settimana scorsa. Noi la settimana scorsa avevamo il problema che se avessimo votato contro lo scostamento per fare un gesto di opposizione, non avremmo mandato il governo a casa, perché il governo sarebbe stato sostenuto dal voto di Forza Italia che lo aveva già annunciato, e in più avremmo fatto il gesto politico di votare contro l'erogazione di 8 miliardi a vostro vantaggio. E su questo naturalmente gli operatori informativi avrebbero inzuppato il pane, avrebbero parlato di Lega contro le partite IVA, eccetera, eccetera, eccetera. Ora sta succedendo la cosa uguale e contraria, perché gli altri, gli ortotteri, i grilli, i cri-cri, se avessero potuto contare sul voto di Forza Italia, avrebbero potuto dire: vabbè, tanto la cosa passava lo stesso. Ma non è più così. Adesso il centrodestra è compatto nel rifiutare una riforma che fa male al paese. E quindi a questo punto adesso diventa determinante il tradimento o il non tradimento di quelle persone. E siccome non si vota su una persona ma su un trattato, il voto è palese e ci sarà un verbale in fondo al quale ci sarà scritto: Tizio, traditore della patria; Caio, patriota; Sempronio, patriota; Mevio, traditore della patria; Tullio, traditore della patria; Flavio, patriota. Ci sarà scritto questo. Beh, insomma, capite che comincia a diventare un po' pesante prendersi una responsabilità di questo tipo. Dico con grande serenità e con grande pacatezza, come vedete. Ma in che modo siamo riusciti a fare questa operazione, che è l'unica operazione possibile quando sei all'opposizione ed è anche l'unica operazione veramente importante quando sei in politica, cioè
in che modo siamo riusciti a creare un contesto in cui emergeranno le responsabilità e quindi chi tradirà gli impegni assunti con gli elettori lo farà in modo plateale e mettendolo a verbale d'assemblea. Ci siamo riusciti mantenendo la coesione. Io non entro nel merito di quanto ci sia costato o non costato mantenere questa coesione. Io sono stato incaricato dal mio leader di mantenerla sul piano tecnico, sono andato, ci sono riuscito, i leader sono riusciti a mantenerla sul piano politico, qualcuno si sarà sentito sacrificato, qualcuno avrà così si sarà sentito meno sacrificato. Quando si fa un compromesso ci si incontra a metà strada, ma metà strada non può essere esattamente 0,5, qualche volta è 0,3 uno e 0,7 l'altro, qualche volta è 0,8 uno, 0,2 l'altro, va bene, ma il punto fondamentale però è la direzione, e siccome la direzione è quella di liberare preliminarmente dal dibattito sui contenuti, dal dibattito su cosa fare, il tema della direzione è: vogliamo liberarci sì o no di chi ha inquinato alle radici la democrazia nel nostro paese? Se la direzione è questa, vogliamo liberare sì o no gli italiani dalla dittatura dell'incompetenza? Insomma, vogliamo liberare gli stessi italiani che hanno votato per gli incompetenti dai danni che l'incompetenza causa, perché noi non è che siamo rancorosi, cioè se può capitare di perfetta buona fede di affidarsi alle persone sbagliate, può capitare, non è che siccome ti sei affidata alle persone sbagliate e hai reso impossibile a noi realizzare alcuni obiettivi, tutti quelli che stavamo, per cui stavamo lottando, è inutile rimetterli in fila qui. Adesso, diciamo, creiamo due Italie, una quella dove chi ha votato per gli incompetenti viene amministrato dagli incompetenti fino ad estinguersi con loro, e una in cui chi ha dato un voto più ponderato e meditato viene governato bene e prospera. L'Italia è una, quindi bisogna far così. Fare emergere le responsabilità e quindi far emergere la bassezza e l'abiezione di alcuni contribuirà indubbiamente a toglierceli di torno. E vi sembra poco? Secondo me no. Poc'anzi, nel social azzurro piastrellato igienico-sanitario, sotto uno che diceva «Voi dovete far cadere il governo!» ho risposto «Voi dovete darci la maggioranza!» e poi potrete lamentarvi. Lamentarsi contro chi sta all'opposizione è una cosa che andrebbe bene, non so, in uno di quei paesi del Sud America del XX secolo, dove magari ai capi dell'opposizione si facevano dei processi politici. Quindi è del tutto ovvio che questa cosa per l'Italia non va bene. O no?